Ciao ragazzi e ben ritrovati sul canale. Questo video ho dovuto registrarlo in due parti perché inizialmente mi si era scaricata la GoPro. Dunque, la prima parte del lavoro l'ho registrata di giorno e questa parte di sera, e anche l'ultima parte, che vedrete poi. Comunque, questo è il secondo episodio del restauro dello Zip e vi anticipo che non sarà il più emozionante. In ogni caso, andrò ad estrarre l'ultimo cuscinetto che non ero riuscito a estrarre in quanto non sapevo bene come procedere, quindi guardandoci con calma poi sono riuscito a capire come fare e alla fine sono riuscito a estrarlo, come vedrete poi. Comunque poi pulirò anche i carter con una brusca e una spatola, nel migliore dei modi, e anche con l'idropulitrice, con un prodotto leggermente aggressivo che gli ho spruzzato sopra. E difatti sono diventati leggermente più scuri, però era l'unico modo per farli tornare puliti, privi di unto e sporcizia varia. Purtroppo vi devo anticipare che la parte della pulizia con l'idropulitrice non l'ho registrata, mi sono dimenticato. In ogni caso restate con me perché a fine video vi mostrerò il risultato. E ora diamo spazio al timelapse.
Eccomi ragazzi, è stata lunga, ma sono riuscito a fare quello che mi ero prefissato di fare. Ora vi mostro il risultato e ci ho messo un sacco di tempo a fare tutto questo lavoro. Infatti sono contento di come sono venuti perché inizialmente erano messi davvero male ed ora invece sono davvero puliti, privi di unto, sporcizia varia e quindi pronti per essere rimontati. Ovviamente con calma e precisione. Ad ogni modo, più avanti vi voglio mostrare che ricambi ho acquistato e che modifiche andrò ad effettuargli. Quindi restate con me. Siamo arrivati anche alla fine del secondo episodio del restauro dello Zip e se il video vi è piaciuto, un like è super apprezzato e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!